Lo spazio magico del circo, un luogo sospeso tra realtà e sogno, dal 1 al 10 ottobre sbarcherà ad Arezzo, nella splendida cornice del Parco Naturale di Ponte Buriano, sulle rive dell'Arno. Una ricca programmazione di spettacoli di danza e circo contemporanei e di laboratori, grazie alla collaborazione tra Sosta Palmizzi e Fondazione Guido d'Arezzo, per un'edizione speciale della rassegna Altre Danze, grazie anche al Circo e il Grido. Insomma, un programma dedicato al pubblico dai 0 ai 99 anni. Questo circo contemporaneo di El Grito, una compagnia che gira tutta Europa, e la portiamo finalmente a Ponte Buriano. In un piccolo chapiteau, poi ci tengo a dire che è un circo senza animali, quindi è un circo che si basa sulla giocoleria, sulle acrobazie, sui clown, sul teatro di figura e di luci. Oltre a questo, in questi 10 giorni che ci vedranno protagonisti dal 1 al 10 d'ottobre, avremo anche però tutti gli spettacoli di teatro danza di Sosta Palmizzi, e quindi come dicevamo, bene o male, abbiamo una prima stagione teatrale aretina dedicata ai più grandi e ai più piccoli, in attesa di quella poi che avremo al Teatro Petrarca. Proponiamo 5 spettacoli. Il primo è uno spettacolo di circo contemporaneo e gli altri sono spettacoli che si adattano bene al chapiteau, e sono spettacoli per tutti. Sono spettacoli, come noi ormai facciamo da 8 anni ad Arezzo, Altre Danze, quindi portare le famiglie, i ragazzi a teatro e anche i nonni. E sono spettacoli fantastici, perché sono spettacoli magici, sono spettacoli che raccontano delle storie con la danza, la musica, anche con la parola, non troppa la parola, perché il corpo parla molto di più spesso della parola. Noi siamo pronti ad ospitare questa grande manifestazione e ne approfitto per ringraziare Sosta Palmizzi e la Fondazione Guido d'Arezzo, che in sinergia siamo riusciti a mettere su tutta questa attenzione per Ponte Buriano.